Ti dimostrerò di cosa è capace il principe dei Saiyan. Karot, sei davvero la persona che più detesto al mondo. Tu mi hai sempre umiliato. Sempre ritenuto superiore a me, ma ti sei addirittura sacrificato per salvare la mia vita. E questa non potrò mai perdonartelo. Questa volta sistemerò le cose anche a costo di giocarmi la vita. Mi hai avvelenato l'esistenza con la tua sicurezza, la tua arroganza. Ti sei sempre sentito il guerriero Saiyan più forte dell'universo. Ma sono io il sommo principe di tutti i Saiyan. Ricordatelo, Karot! Io non mi piegherò al volere di nessuno, nemmeno del mago Baldi. Resterò sempre un vero Saiyan, sprezzante del pericolo e libero da ogni regola. Quando ti sveglierai, probabilmente sarà finito tutto e anch'io potrei non essere più qui. Addio per sempre, Karot. Ma non finirò nell'aldilà da solo, perché voi verrete con me, capito? Ehi, hey, Junior! Perché non lo fermi? Se resta a combattere da solo contro quel terribile mostro, finirà con lasciarci la pelle! Finalmente Vegeta si è deciso a battersi per qualcun altro oltre che per se stesso. Non credevo che l'avrebbe mai fatto. Non mi fai nessuna paura, sai, Majin Buu. Con uno sforzo immane, Vegeta raccoglie tutte le energie che gli sono rimaste per prepararsi a distruggere per sempre il micidiale Majin Buu. Credi di spaventarmi? Ora ti trasformerò in un cioccolatino, anzi no, in una caramella, e poi ti mangerò in un boccone. Per distruggerti davvero, dovrò fare in modo che non possa più ricomporti. Tra non molto non rimarrà nulla di te. Lo farò per Bulma e per il piccolo Trunks. Per chi mi ha voluto bene. Sta rischiando la sua vita in nome dell'amore e dell'amicizia. Il suo nome è Vegeta, il fiero principe dei Saiyan.